Oh, sto scemo non si accorge, eh? Scemo proprio come... Scemo forte sta roba. A parte che appena mi sfiora mi one shot, mi fa un colpo e via. Buggato, non mi colpisce. Salve, è bello rivederla, Yu. Che sei? Scemo, c'ho 3000 munizioni. Vieni qua, se buggato lì che me. Sali fermo, muori. Sono liberate adesso. Oddio, l'ho ucciso. Meno male. E niente, sono morti dopo. Sono, guarda. Esanime, esanime. Oh. Salve, è bello rivederla, Yu. Oh, che bello, quel tizio è morto finalmente. Mamma mia, quanto sono contento che sei buggato lì fermo, lontano. I proiettili che trapassano. I proiettili che arriva. Anche se colpisce lì, ma dà un colpo, muoio diretto. Anche da lì lontano così. È veramente stra sbilanciato quel mostro, eh. Questo è esanime. Sì, esanime, però lo tratto come se fosse un cadavere, guarda che roba. Yu, cosa è successo? Ma dove... Oddio, la prego mi dica che ha ucciso quella cosa. Ero qui per piazzare le Eradicator, le torrette automatiche. Poi il mondo ha perso ogni colore. Vedevo tutto così... strano, non riuscivo più a controllarmi. Io... Ma le Eradicator sono ancora nel piccolo deposito qui vicino. Potrebbero servirci. Ecco il codice. Io mi recherò all'hangar di carico. Secondo i piani, la sicurezza doveva ritirarsi lì. Se non li raggiungo, Sara mi ammazza. Ok, deposito AR-01. Oh, AR-01. Non è la prima volta che un Typhoon sfugge al contenimento. È già successo dopo i tuoi primi test con le Neuromod. Tu e Alex avete discusso sul bloccare il progetto, sull'evacuazione. Ma Alex sosteneva di avere tutto sotto controllo. Spero funzionino contro quelli. È lì che hai iniziato a preparare un piano B. Nascondere il progetto della tua chiave di disco, i video e il protocollo January. I tuoi timori si sono dimostrati fondati. Ah, finalmente morto. Banane solare. Ecco le banane solari. Prendo tutto, io mi faccio il pieno di roba qua. Prendo tutto. Esanime, Rodney S. Paul. Esanime, è ancora vivo, cioè si è sdoppiato. Vi ricordate nell'ultimo episodio? È arrivato qua, pam, esploso davanti. Ed è ancora vivo. Meglio così, cioè. Uno in più vivo. Non so adesso cosa faranno quelli, ma rimango lì per terra. Allora, in questo caso io aumenterei un po' la vita. Aumento la vita perché cominciano i bestie a farmi male. Quindi 45, quanto adesso? Dove è stato? Tipo da 15, 35 di vita in più non è male. Ah, il deposito! Olla! Eccolo qua il deposito! 6, 7, 2, 5. Olla, buongiorno! Tutta roba per me, vero? Kit ballistico, ottimo. E la missione secondaria che è servito ad aiutarla, perché questa parte non si sarebbe mai aperta. Queste sono celle, sono proprio munizioni per la roba laser, eh? Ma tutto qua, scusa. Vabbè, due torrette sono sempre utili, basta. Ma che schifo. Pensavo un po' di più, sinceramente. Però, vabbè, meglio di niente.
c'è quello là. Quello un po' arrabbiato. C'è il tizio molto arrabbiato. Ma molto arrabbiato. L'ha già distrutta. L'ha già distrutta. Non ha fatto niente sta torretta. Ma non è ancora intatta. Oh là! Fatto un po' male sinceramente, però. Oh! L'espressore tecnico. Fatto benissimo a prendere sta roba, quella là che gli disattiva le loro abilità per 10 secondi perché non possono fare niente, veramente. Strabiliante sta. Questo potere. E non ce la farò. Non ce la farò. Richiesta di nuovo operatore. Ispezione, l'integrità della sua tuta è compromessa. Lasci che la ripari. Riparazione completata. Grazie. Scansione bersaglio, materiale Typhoon insufficiente. Necessaria calibrazione dei registri. Archivio. Archivio per cosa, scusa? Ah, penso per trovare il tizio e i corpi che sto cercando in giro. All'EU Office Hacking 4. Credo Hacking 4. Ho visto. C'è qualcosa di sotto. Scansione completata. Richiesti ulteriori campioni. Spettro termico. Ah, questo qua è schifoso all'inizio. Quello è l'inizio che mi raspava in una maniera assurda. Ricordo bene, io mi ricordo, altro che. Ma che cavolo è sto posto? Adesso guarda, io faccio una bella sorpresina adesso. Non si è accorto! Wow! Non si è accorto, però la torretta l'ha spaccata. No, è scemo. No, scemo lui che è rimasto lì impalato, non ha fatto niente, non si sa perché. Non ha fatto niente, è rimasto lì a guardarlo, insomma, si è preso un bel paio di spari in faccia, munizioni, proiettili. Ah, ma si tagliava in mezzo qua, oh. Tagliava, Che cacchio. Oh, no.
pomeriggio, tale. In caso di perdita atmosferica o gravitazionale... Ma po... Oddio! No! Due... Porca vacca, anche l'acqua è in vetro! Ma dove sono finito? Oddio! Ma dove sono finito? No, porca vacca! Ah no! Ah, l'entrata... No, sono già stato qua. No, sono già stato qua io. Scansione completata. Cos'è il Mimic superiore? Oddio, cos'è il Mimic superiore? Cos'è? Osservazione di Mercatori delle leggende più grandi altri Mimic prevalati. Sì, prevalati sul luogo dell'incidente Cleta. Sì, lasciate stare. Non voglio di rileggere. Molte di queste produzioni sembrano perfettamente funzionanti. Raggio glu, imitazione. No. Mimic superiore. Non c'era prima il Mimic superiore lì. Ah, l'ho già ammazzato uno di questi cosi. Sì, sono un po' più paffutelli sono. Come pezzi che ha lasciato. Eccolo qua. Ci sono più paffutelli del solito. Lavorazione. Ivy, che c'è? Come va? Non riesco ad aprirla. Dov'è Daniel? Non rispondo. Cos'è sta cosa? B2. Un occhio che va di qua. Mappa tesa per Orfale, Flagatreus, Ordin Buffel. Scarabocchiato qualcosa, non si capisce cos'è. Una stanza con tre cerchi in mezzo. Boh. Cos'è che non va? Daniel ha codificato la serratura con la sua voce. Per entrare dovrebbe essere lei a pronunciare la parola chiave. E se usassimo dei campioni vocali? Registrazioni sul transcribe? Sì, se contengono parole necessarie. Oppure si potrebbe mappare la sua voce con un elenco di vocali e consonanti e testare dei modelli. Vedo di recuperarla. O il suo transcribe. Guarderò nella sua stanza. D'accordo, Ivy, ma non fare sciocchezze. Ivy? Ivy? Merda! Merda, Daniel, dove sei? Indicazione vocale richiesta. Ripetere le seguenti parole. Prospettiva. Aggiunti indizio sul coso. 20%, vedo. Sì, ancora viva. Consiglio di seguire la strategia di Zachary West. Assemblare campioni vocali. Che palle. Il tuo transcribe è dotato del software necessario. È così che hai creato la mia voce. La cabina di Daniel sarà un buon punto di partenza. Che palle, oh. Alloggio equipaggio, vabbè. Cacchio è. Che cavolo, leva giù, Robottino di merda che viene a rompere le palle a me.
Oh. Radiazione. No, sti cosi, però. Amici, non sti cosi che fulminano. Ma sono infilato, porca vacca, con sti cosi, oh. Perché voglio stare qua io, in sto posto fluttuante? Qua dentro non c'è niente. Esplode un puro glu glu, ottimo, allora non c'è bisogno della pistolina. Non sapersi. Altro chip. Permette di detenere i mimici superiori nascosti. Vai, livello 2, più potente. Che cacchio è tecnopate? No, 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 cos'è quel coso gigante? Ah, è un robottino, sgancia robottini sta merda. Oh, spara anche, no, no. Ah, una torretta. Non uscire però, eh. Vabbè, 5 colpi io faccio, ragazzi. Vediamo se funziona il granata MP come un robot. Sta propulsione merda. Senti, allora, prima che muoio... Scansione completata. Disponibile nuova abilità psichica. Non fa molto, eh. Spero che non mi asciotti.
Non fa molto, però punzecchia abbastanza. C'è uno di quei quasi volanti che è fastidiosi. Corrotto, ottimo, dai, fuori dalle palle. Come hai fatto, insomma, tutte le pistole, munizioni pistola, più che altro. Oh. Praticamente non dovrebbe esserci altro, perché siccome ho ucciso il boss c'è il raggio Q. Praticamente è un gioco quando uccidi una specie di mini boss, non dovrebbe uscire altra roba, vero? Che c'è in sta stanza? Vabbè, mi ha dato il progetto giusto. Quindi sto posto che serve? Mi dite cosa serve sto posto inutile? Vado a infilarmi per cosa qua dentro? Qualche oggettino di merda, ma... tessitore in fondo. Ragazzi, sto cercando di capire se c'è una breccia qua, perché quindi... Ma sto qua moltiplicato all'infinito sti cosi. Dai, esplodetemi in faccia, che bello. Porca. Seguono all'infinito, niente. Niente, sto cercando di capire come si entra dentro, ma è tutto chiuso qualcosa. Secondo me bisogna per forza fare fuori il tessitore, secondo me. Ma non so come uccidere un tessitore, Boh, ritornerò più avanti, va, perché adesso non so che cacchio bisogna fare a quel punto lì, cioè, sinceramente. Raggio Q. Oh, ho trovato un'arma. Quella. Raggio G non faccio concedere per dire che sta guardando l'esplosione nel bersaglio.
È una potente sta. Non trovo alcun portello aperto. Credo che qualcosa mi stia seguendo. Continuo a sentirlo. Non ha alcun senso. È solo immaginazione. Matteo. David. Vi amo. Mamma, mi dispiace. So che volevi solo proteggermi. Ti voglio bene. Da qualcosa. Porca. Beh, invisibile. Scansione completa. Disponibile nuova abilità. Tecno, vieni qua, Tecno. Continua a bloccarmi, Che fa sta arma? No, adesso voglio vedere cosa minchia fa sta arma. Se scarica, va bene. Mezzo distrutto per provare sta arma contro sto tizio.